notte prima degli esami ha ottenuto un grandissimo successo e gli attori del cast nel corso degli anni sono spesso ritornati su diversi aneddoti e momenti dedicati proprio al periodo sul set. Che cosa hanno raccontato? Sono diversi i film che, nonostante il trascorrere degli anni, continuano ad essere rivisti dai fan, complice di questo gli attori protagonisti e la trama. Notte prima degli esami rappresenterà probabilmente per sempre un must have visto il racconto protagonista. Al centro un gruppo di amici alle prese con il temutissimo esame di maturità, un momento molto importante nella vita dei ragazzi che si preparano a lasciare per sempre i banchi di scuola. Nel corso delle varie vicende, per i pochi che non lo hanno mai visto, si intrecciano vicende sentimentali e problematiche che accomunano molto spesso i giovani tra loro. Un film che ha catturato l'attenzione di milioni di fan e di coloro che nel mese di giugno sentono l'esigenza di poterlo rivedere visti gli inizi delle varie prove d'esame. Ma cosa fanno oggi gli attori protagonisti? Uno di questi ha raccontato alcuni dettagli proprio relativi a quel periodo. Notte prima degli esami, Andrea De Rosa svela un retroscena sconvolgente. I due che hanno fatto sognare i telespettatori nel film sono stati interpretati da Nicolà Vaporidis e Cristina Capotondi. Due giovanissimi attori oggi noti al pubblico italiano. Dopo l'uscita del film, un boom mediatico ha completamente travolto la loro vita. Nicolà ha avuto modo di prendere parte a più ruoli, partecipando lo scorso anno anche all'edizione dell'Isola dei Famosi, risultando il vincitore. Cristina invece è diventata un'attrice amatissima, tante interpretazioni hanno messo in luce le sue potenzialità, bravissima e con un tocco di classe che da anni la contraddistingue nel mondo della recitazione. Nel cast di Notte prima degli esami tanti altri attori tra cui, Sara Maestri, Eros Galbiati, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa e tanti altri. Quest'ultimo ha rivelato un dettaglio che ha sconvolto i fan. Sapete quanto ha guadagnato per interpretare il suo personaggio? Soli 5.000 euro più IVA, una cifra che ha lasciato tutti senza parole. L'attore ha raccontato che anche gli altri non hanno guadagnato tantissimo, ma nel suo caso le cose erano ben diverse. Prima di quel momento, Andrea era un comico monologhista, nessun ruolo al cinema gli aveva permesso di potersi costruire un'esperienza del genere. Il suo obiettivo in quel periodo era riuscire ad ottenere il ruolo di Massimiliano, probabilmente il più simpatico del gruppo. Il tempo è ad ogni modo trascorso e tutti gli attori dopo il film, sono andati avanti costruendosi strade diverse e ben definite.